Andiamo all'estero, a Pechino quasi 140 nuovi casi Covid, si alza il livello di allarme, la città si blinda, più di 30 quartieri della capitale sono sotto osservazione, voli cancellati. La corrispondente Giovanna Botteri. Hanno ricevuto tutti l'avviso delle autorità sanitarie e si sono messi in fila dall'alba. Migliaia di persone in attesa di fare il tampone nel parco dove è stato organizzato uno dei grandi centri di controllo, sotto l'occhio vigile di Mao Zedong. Attraverso l'app telefonica è stata identificata ogni persona entrata in contatto direttamente o indirettamente con il nuovo focolaio. In una città di 22 milioni di abitanti è necessario tracciare il percorso del virus per poterlo fermare. Ma la tensione resta alta. Non è ancora chiaro come si sia creato un nuovo focolaio infettivo nel grande mercato di Xinfadi. Sembrava fosse colpa del salmone importato dalla Norvegia, ma non c'è alcuna conferma scientifica, anche se ormai il pesce fresco è sparito da ogni negozio e ristorante della città. Possono entrare solo le ambulanze nei 30 quartieri messi in lockdown. In quella modalità da guerra, già sperimentata a Wuhan, cibo e rifornimenti vengono passati attraverso i blocchi e il filo spinato che ormai circonda le case di Pechino. Proprio quando pensavamo di aver fermato il virus è ricomparso e stavolta sembra peggio. Le scuole che avevano riaperto sono di nuovo chiuse, bambini e ragazzi ancora una volta confinati fra le quattro mura di casa. Ma la Cina non è l'unico paese in allarme per la seconda ondata di contagi, mentre altri non sono mai usciti dalla prima. Andiamo subito in diretta dalla corrispondente Giovanna Botteri.